la domanda sui gradi, guardi non so quanti gradi ci siano qui ma insomma non, non, non ci sono, ripeto, non, io oggi ho visto una foto, no? cioè Meloni sempre con questa faccia un po', e c'era vedi il cielo della Meloni, cioè signori miei, siamo stati lì cinque minuti, un minuto prima io e Macron ci siamo stretti la mano davanti agli stessi fotografi. eh ci siamo sorrisi, ci siamo stretti la mano, dopo stavamo chiacchierando con eh, Xavier Bettel, il presidente del Lussemburgo, su, eh, non ricordo quale vacanza che stava facendo in Francia. Tutto si può raccontare, ma sono rapporti normali, eh? Sono rapporti normali, certo, ripeto, rispetto a chi pensava in passato che la politica estera italiana dovesse essere semplicemente farsi dare la pacca sulla spalla e dire quanto sei bravo e poi diciamo non considerare i tuoi interessi io penso che gli interessi dell'Italia diciamo siano più rilevanti e quindi credo di doverli difendere come considero normale che Macron difenda gli interessi francesi, che Scholz difenda gli interessi tedeschi, che Sanchez difenda gli interessi spagnoli perché questa è la discussione che poi noi abbiamo cioè l'approccio italiano secondo me era sbagliato quando si riteneva che no Appunto, facciamo la foto insieme poi decidete voi. No, no. Diciamo, io vado un po' più al sodo. A me interessa il sodo delle cose. A me interessa, no, la fotografia, mm, la Meloni, <ride> e poi io di faccia ne faccio va varie. A me interessa questo. E questo dice tutt'altro rispetto a un presunto isolamento italiano. Questo dice che c'è un'Italia che sa dialogare con tutti, è un'altra cosa. E anche qui, la Meloni sceglie Visegrad. Io diciamo come fanno tutti i partiti europei sono Presidente dei Conservatori Europei prima delle riunioni del Consiglio Europeo tendenzialmente ci si vede con i primi ministri del proprio partito che nel caso specifico sono Peter Fiala eh, della Repubblica Ceca e Mateusz Morawiecki dalla Polonia, l'avevamo fatto l'altra volta lo abbiamo fatto ieri e quindi non si tratta allora io, sempre con questi, con questi metodi sempre un po' bamb presunti bambineschi, allora non mi volete nella foto, allora io vado a parlare con i polacchi io, cioè, non lo so, io neanche a, 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 a dieci anni ragionavo così, ok? Scusatemi, ma io non ho mai ragionato così in vita mia. Però le dico: i buoni rapporti che io ho con alcune nazioni sono stati utili qui. Perché quando noi abbiamo sbloccato l'accordo sulla web taxation, che tenevano bloccati Polonia e Ungheria, secondo lei chi è stato a sbloccare quell'accordo? È esattamente quello che tento di spiegare quando si dice che c'è un'Europa di Serie A e un'Europa di Serie B. Secondo me non c'è un'Europa di Serie A e un'Europa di Serie B. Secondo me chi pensa che l'Europa debba essere un club nel quale c'è eh, diciamo chi conta di più e chi conta di meno sbaglia perché indebolisce l'Europa. Secondo me quando si dice che l'Europa ha una prima classe e una terza classe vale la pena di ricordarsi del Titanic. Perché poi quando la nave affonda non importa quanto hai pagato il biglietto per cui io penso che banalmente si debba poter dialogare con tutti, cercare di capire il punto di vista di tutti, cercare delle sintesi. Questo noi lo stiamo facendo nella discussione di ieri. Le mie alleanze, tra virgolette, no, le convergenze erano eh, continuamente diverse. E quindi non c'è non credo che sia più forte la posizione di dire noi ci mettiamo d'accordo prima su tutto e poi gli altri si adeguano, penso che possa essere anche forte la posizione di dire vediamo i paesi con i quali posso convergere su una determinata materia e tenersi i rapporti aperti con tutti. Questo è il modo con cui io affronto le riunioni del Consiglio europeo, mi pare con risultati che sono discreti.